Nuovi marchi, nuovi modelli. Stiamo vivendo il rinascimento della moto e alcune sono proprio belle, come questa. Amiche e amici di In Sella, ecco la nuova CF Moto 700 CLX. Il marchio CF Moto vi dice poco? In effetti, produce moto solo dal 1989, sono già 32 anni, ma sul mercato italiano arriva in questo momento con una certa forza grazie al nuovo importatore Padana Sviluppo. In realtà, se parlate con qualche vostro amico appassionato di quad o di ATV, vi parlerà sicuramente bene di CF Moto. È il leader europeo nelle vendite, nella diffusione e produce alcuni fra i più potenti e più apprezzati quad sul mercato. CF Moto è arrivato sul mercato italiano già da alcuni mesi. L'ATV e i quad erano già in vendita da molti anni attraverso un altro importatore molto attivo. La parte moto, gestita appunto come abbiamo detto da Padana Sviluppo, è presente sul mercato italiano dall'inizio del 2021 con una gamma composta finora da tre versioni 650, una crossover, una naked e una carenata. A questa 650 si aggiunge ora la nuova gamma CL700 CLX. Anche lei monta un motore bicilindrico fronte marcia, ma in questo caso la cilindrata sale a 693 cm3 e con una serie di altri interventi la potenza sale a 70,1 cavalli. Una potenza non elevata, ma tutto sommato più che sufficiente per fare tutto ciò che si vuole e sfruttabile in ogni situazione grazie alle due mappature. Mappatura Eco, che riduce circa del 40% la potenza della coppia disponibili, e la mappatura Sport, con la quale si può disporre della potenza full power. Il 700 CLX non è un solo modello, è una gamma di modelli. Questa versione Heritage, che è la versione base, la meno costosa, è la prima ad arrivare sul mercato in questi giorni, è già disponibile dai concessionari. A questa prima versione Heritage seguirà una versione Sport, con modifiche di dettaglio alla ciclistica rendendola un po' più sportiva, e successivamente una versione Adventure dotata di un parabrezza e di borse laterali. Questa Heritage, francamente, a me piace tantissimo, è forse quella che piace di più del gruppo. È una scrambler, vedete, è una naked scrambler, come quelle sono abbastanza di moda. È una moto che si pone in concorrenza, tra virgolette, con una serie abbastanza ampia di modelli, a partire dalla Benelli Leoncino fino ad arrivare alla Ducati Scrambler. Ha una dotazione sicuramente interessante. Una dotazione che comprende anche un freno a disco anteriore da 320 mm con pinza radiale e un disco posteriore, entrambi di produzione Zhejiang, che sappiamo è un marchio acquisito da Brembo da poco tempo. Per completare il quadro della ciclistica abbiamo un telaio a traliccio in tubi d'acciaio cromo molibdeno e un bel forcellone in alluminio cavo che contribuisce a abbassare il peso a soli 189 kg a vuoto, un peso che per una 700 non è male per niente. Abbiamo un impianto luci fari completamente a LED, commutano automaticamente dalla posizione diurna alla notturna, che è un particolare che di solito non è scontato su queste moto. Abbiamo un cruscotto che è un solo strumento che comprende tutte le informazioni disponibili, è LCD, non è un TFT, ha una gamma di luminosità a 5 livelli, è estremamente chiaro come indicazioni e molto simpatico, molto piacevole da consultare. Da notare anche le leve regolabili di frizione e freno anteriore, il manubrio a sezione variabile, la forcella che abbiamo, che come dicevamo è completamente regolabile, sia in estensione che in compressione, ed è regolabile anche in estensione anche in ammortizzatore posteriore. Sotto la sella troviamo anche una comodissima presa USB per poterci caricare il cellulare. A questo punto possiamo tenerlo sotto la sella e con viva voce chiacchieriamo normalmente. Una cosa che purtroppo non c'è è il controllo di trazione. In realtà, avendo la disponibilità delle due mappature, di cui la mappatura Eco riduce nettamente la potenza e la coppia, non dovrebbe essercene bisogno. È completa e include una serie di elementi, una serie di particolari che di solito troviamo solo in modelli ben più costosi.
della 700 CLX. In sella alla nuova CF Moto 700 CLX si sta bene, siamo comodi. Io sono alto 1,80, vedete che sto abbastanza bene con le gambe, la posizione di guida è corretta, la sella è a 78 cm da terra. Penso che chiunque anche oltre il 1,65 può appoggiare comodamente le gambe a terra. Per chi invece ha le gambe più lunghe, attenzione, esiste anche un'altra sella, leggermente rialzata, un paio di centimetri in più, che risolve i problemi, fa stare nettamente più comodi, sarà un optional, un accessorio venduto a parte. Comunque in ogni caso la sella di serie è più che comoda, si sta bene, ben imbottita quanto basta, ma abbastanza larga e comoda e si possono appoggiare bene i piedi a terra. Il manubrio rialzato giusto permette la posizione di guida comoda ma anche d'attacco, una posizione di guida con la quale mi sento già subito di poter sapere che posso caricare l'avantreno in caso di necessità e posso controllare molto bene la moto. Per il resto, ragazzi, partiamo e vediamo un po' insieme. Il bicilindrico è regolare e pronto a essere rigirato in diversi regimi, accompagnato da una bella voce, educata ma vigorosa. Il cambio è preciso e dolce da utilizzare, la frizione è leggera e razionale, ma tutta la moto si rivela leggera e ben bilanciata nell'utilizzo, anche più leggera di quanto sia in realtà. La casa dichiara 189 kg a secco. A bassa velocità tra le auto si rivela maneggevole e nel manovre non crea mai problemi. Grazie alla posizione di guida rialzata, la ciclistica è compatta ma ben studiata. L'interasse è di 1435 mm e il canotto, inclinato di 24 gradi, garantiscono una buona stabilità senza penalizzare l'agilità tra le curve. Nel misto, la CLX è efficace senza diventare mai impegnativa. Le sospensioni di qualità garantiscono un comportamento prevedibile e sicuro, mentre i freni sono potenti ma perfettamente modulabili. In particolare ci è piaciuto molto l'anteriore, che si può utilizzare con un dito senza avere mai problemi. Altra sorpresa, anche se già le conoscevamo bene, sono le gomme Pirelli MT60 RS, che si sono rivelate estremamente efficaci anche nella guida sportiva, perché la CLX è una moto divertente, soprattutto quando si sfrutta l'altra faccia del motore, quella nascosta. Il bicilindrico, infatti, ha due facce. Una prima faccia gentile, educata, fino a 5-6.000 giri, sfodera questa erogazione morbida, dolce, fluida. Prende i giri rapido, ma senza mai porre problemi. Insistendo a tenere il gas aperto, però, oltre 6.000 giri, cambia voce. Inizia a spingere con molto più vigore e grinta. E allunga, con tutta questa grinta, ben oltre 9.000 giri. Diventa grintoso ma non è mai pericoloso, anche se siete alle prime armi non vi troverete mai in difficoltà con la 700 CLX. Però questa grinta, che non ci aspettavamo francamente, rende la moto piacevole da guidare anche per i piloti più esperti. Per tutti, esperti o meno esperti, la CLX sarà piacevole da usare in città. A noi è piaciuta moltissimo, docile, comoda, si scivola fra le auto in piena scioltezza. Unico piccolo problema che potrebbe essere la mancanza del controllo di trazione, ma quando si viaggia sul bagnato il nostro consiglio è di utilizzare la seconda mappatura Eco, che riduce al 40% la coppia erogata e la potenza, azzerando praticamente i rischi. Eccoci qua, siamo arrivati. Il giro è stato divertente, sono stati 90 km, non ero lunghissimo, ma su queste strade intorno a Verona ci siamo veramente divertiti. Come va? Ve l'abbiamo detto, ci è piaciuto molto. Questo motore, l'erogazione con quella botta di potenza dei 6.000 ad 8.000 giri è veramente qualcosa che non ci aspettavamo di trovare, è veramente notevole, veramente impressionante. Ma c'è un'ultima importantissima dote, il prezzo. La 700 CLX di CF Moto costa 6.490 euro franco concessionaria, una cifra che sicuramente la mette in concorrenza con tante tante altre moto. È disponibile in due colori, questo Twilight Blue con sella nera oppure il Cold Grey, che è un grigio metallizzato piuttosto scuro con sella marrone. Anche il grigio comunque sta molto bene con la sella nera, ve lo garantisco. La moto è già disponibile dai concessionari e vi consigliamo di farci un giretto, andare a darle un'occhiata, anche solo per poterne discutere. Questo nuovo marchio farà parlare parecchio, anche perché per EICMA, vi butto lì un'anticipazione, arriverà un nuovo modello, la 800 MT, con un motore che arriva direttamente dalla collaborazione che ha CF Moto con KTM,
Aspetto i vostri commenti via mail a direttore@tinsella.it o sui nostri social. A presto!